Buongiorno, oggi salvo imprevisti, arriverò a Palermo. La mia pedalata prosegue a gonfie vele. La furia del vento sembra finalmente essersi placata. Tutto passa, come questo viaggio ormai giunto al termine. E mi viene in mente una frase. Tutto passa, ma non certe emozioni, non certi sogni, non certe intese. Tornano, bussano, resistono, insistono, a tutto, anche alla ragione. Strada statale 187. I dati sono dell'Unione Italiana di Prometeia. Mi sembrava strano che non era ancora accaduto, ho rotto gli occhiali da sole. C'era un fruttivendolo, mi sono fermato per prendere una banana e il signore me l'ha regalata. Molti di voi mi stanno chiedendo che tipo di bicicletta sto utilizzando e come l'ho sistemata per affrontare questo viaggio. Questa è una Cinelli o bootleg Interrail, una bicicletta anche abbastanza economica. È una bicicletta adatta più per il cicloturismo. È una sorta di ibrido, quindi è una bici tra la mountain bike e la bici da corsa. È un assetto più che altro da bikepacking. È dotata di attacchi per collegare borsoni o cage per portare materiale per viaggiare, l'ho fornita di una pompa abbastanza seria in modo da non avere problemi. Qui ho tutti i miei attrezzi per montare, smontare, aggiustare la bici in caso di necessità. Questa è la mia borraccia, praticamente sono senza acqua. Normalmente viaggio anche con i borsoni laterali grandi, dato che sono passato spesso in luoghi abitati, ho cercato di essere il più leggero possibile. I copertoni sono dei Pirelli cinturato 700x40 e sono dei tubeless. In caso di foratura ho tutto il kit di riparazione, i vermicelli e tutto, e se nel caso la foratura è troppo grande, troppo estesa, ho anche una camera d'aria. Avevo queste due borsette piccole della Ortlieb che montavo davanti, ma sono riuscita ad adattarle dietro. Questa borsetta era il contenitore dei miei ramponi che ho adattato e l'ho attaccata sopra il mio portapacchi. Per i freni utilizzo quelli idraulici della Tektro. Ho questa borsa centrale molto comoda della Brooks, e della Brooks è anche questa sella. Questa è una C17. Poi utilizzo un manubrio double bar che ha una forma molto particolare ed è molto utile soprattutto per collegare tante cose. Qui metto il mio telefono, qui ho il mio Garmin, qui ho collegato la mia GoPro, qui ho le stecche e il materassino per la tenda, qui ho tutto ciò che mi serve per cucinare, qui ho il sacco a pelo, qui la tenda, due contenitori per metterci un po' di tutto e questa borsa sempre impermeabile della Ortlieb, stile bikepacking, dove posso mettere tutti i miei vestiti. Ok, io proseguo. Oggi, prima di arrivare a Palermo, passerò per Capaci e Sferracavallo.
Non ho capaci. Ho appena superato Capaci, adesso mi fermo un po' per riposarmi a Sferracavallo e sono a 20 km da Palermo. Capaci. Isola delle femmine. Mi sono fermato a Sferracavallo, oggi è la mia ultima giornata di pedalate, quindi ne approfitto, mi mangio un bel primo. Ho l'impressione che qui il pesce è fresco. Ho preso proprio gli spaghetti Sferracavallo con cozze, gambero, pomodorino e pesto al pistacchio. Davvero eccezionali, buonissimo e abbondante. Tra 10 km il mio viaggio terminerà, sarò arrivato a Palermo. La Sicilia è un'isola piena di contraddizioni, è una regione pazzesca, un mondo a parte. Mi è piaciuta tantissimo. Siciliani, siate orgogliosi della vostra regione. Mistero, mistero! Giuro non l'ho fatta apposta. Mi sono trovata a passare su questa strada un attimo dopo aver espresso il mio pensiero. Tutto ciò non sminuisce minimamente il mio affetto nei vostri confronti. Dico solo una cosa. Ognuno di noi, con dei piccoli gesti, può contribuire a migliorare il mondo. Sono arrivato a Palermo, mi è sembrato doveroso fare la mia prima foto e video sul murale di Falcone Borsellino. Nel frattempo ho raggiunto il mio B&B, scaricato i bagagli pesanti della bicicletta, fatto una doccia e subito via verso il centro. Ho mezza giornata di oggi e quasi tutta quella di domani per esplorare la città.
più gravi problemi che affliggono Palermo: il traffico. Buongiorno, oggi si torna a casa, però ho tempo fino a questa sera di visitare Palermo. Sto andando al mercato di Ballarò.
pesce spada e melanzane, ragazzi, super abbondante, dire poco. Posso ripartire senza aver gustato un'altra granita. Bene amici, anche questa incredibile avventura è giunta al termine, ma prima di salutarvi voglio spendere due parole su questo modo di viaggiare. Riuscire a percorrere così tanta strada attraversando luoghi sconosciuti, decine di paesi per giorni e giorni, con la sola forza delle gambe e la volontà, e rendersi conto di aver fatto tutto questo con una bicicletta, va al di là di ogni possibile immaginazione, ma soprattutto è una soddisfazione senza pari. È vero, si prende vento, freddo, sole, pioggia, e si fa tanta fatica, ma ogni goccia di sudore, ogni lacrima di dolore, ne vale assolutamente la pena. Tramite questi miei video voglio far passare il messaggio che il mondo non è così pericoloso come sembra. Basta un po' di attenzione e tutto fila liscio. Ringrazio tutti uno ad uno per il supporto dato lungo tutto il viaggio. Iscrivetevi al canale, con questo semplice gesto mi darete una grossa mano per continuare a portare avanti altri progetti. I racconti che condivido sono anche vostri. Alla prossima avventura!